Siamo a Garbagnate Milanese, presso il centro ippico di Luigi Rossignoli, dove stiamo lavorando con dei allievi abbastanza esperti. Sono 5 ragazzi che fanno categorie di primo grado, categorie che vanno dal 1,25 m al 1,35 m. È la prima volta che lavoro con loro, ho con me il loro istruttore e cerchiamo di svolgere un lavoro che possa essere fruttuoso sia per loro che per noi. Cercate di stare un po' più vicino ai vostri cani senza lasciarli fuggire. E nel momento in cui Matteo e Luca ci sono un po' di problemi, sgroppano un po', fate un circolo qua davanti, un circolo, ma rimanendo al galoppo, con una leggera flessione interna. E senza bloccare troppo, Quando galoppi sono alto, Luca, lascialo galoppare un po' di più. Adesso vi mettete qua davanti a noi sul circolo, davanti a noi sul circolo a mano destra. Cerca di lasciarlo galoppare un po' di più, Luca, galoppare un po' di più. Leggera flessione interna, Rebecca. Esterna, la mano piatta, guardate, la redine interna qua, la redine esterna dall'altra parte, e mollare un po' la redine esterna, leggera flessione interna, Luca, molla un po' la redine esterna, Luca, lascia andare un po' la redine esterna, concedigli un po' più di incollatura, Matteo, concedigli un po' più di incollatura e pensa a star seduto in sella. Stai seduto in sella. Nel momento in cui nasce un problema, invece di fermarti delle volte, alzi un pochettino le mani. Continua a galoppare. Leggera pressione interna, Rebecca. Non lasciare che abbassi la testa, perché se abbassa la testa... Ok, continuate pure a galoppare. Rebecca, vieni un attimo qua. Provo a salire su un attimo io. Per vedere... Interna, nel momento in cui si rilassano, un attimo di pausa via le redini, invece di galoppare sollevati, di rischiare la vita, ci siamo messi in circolo, lavoriamo in circolo con le due redini a mano esterna, cercare di rilassare voi, la vostra posizione, ma anche di lasciare andare poi a un galoppo un po' meno sostenuto. Poi dopo rifaremo comunque l'esercizio di andare in avanti, ma lo varieremo con il circolo, no? Faremo due giri in avanti sollevati e poi circolo. Però prima di fare il galoppo in avanti per cercare di buttare fuori energia, ma in questo caso era un po' troppo pericoloso, facciamo un po' di lavoro in circolo e cerchiamo di rilassare un attimo questa questione qua. Ok? Riaccorciare gradatamente, riaccorciare, tutto sempre
con una mano gentile, con gli aiuti molto gentili. Perché se voi siete gentili e delicati, i cavalli diventano più gentili e più sensibili. Ok? Se siete bruschi o fate le cose con forza, i cavalli si irrigidiscono. A meno che il cavallo abbia bisogno di un'azione severa. È un attimo di pausa. La prima cosa da fare è il riscaldamento. La prima cosa che io guardo, secondo me la cosa più importante nell'equitazione è la posizione. Adesso forse vi dirò delle cose che non sono uguali a quelle che vi dicono, che vi dice il vostro istruttore, però dopo troveremo un'intesa comunque. Io trovo, no, che la posizione corretta sia quella, la posizione corretta della gamba sia quella dove cade naturalmente, la staffa. Okay, perché questo è il punto di equilibrio, non è là, perché se la tua gamba la sposti indietro per stare in equilibrio e non cadere in avanti, devi stringere le ginocchia. E a mio parere l'equitazione è fatta di nessuna tensione, non ci devono essere tensioni, bisogna cercare di essere a cavallo decontratti. Allora, il modo per essere decontratti è una posizione naturale. Dovete cercare di avere un contatto diretto con la bocca del cavallo. Contatto diretto significa che dal gomito alla bocca ci sia una linea. Questo perché? Perché se avete bisogno di forza, avendo un contatto diretto, ce l'avete. Ma è anche per avere più sensibilità, perché se avete la mano qui sotto, lavorate meno facilmente. No? Tante volte io vado a fare degli stage in giro e vedo della gente che ha la gamba qua, ma ci sono degli istruttori che dicono di tenere la gamba qua, ed è secondo me innaturale tenere la gamba lì, ed è anche molto complicato, perché quando sei a cavallo e la staffa cade qua naturalmente, è più logico che il punto di equilibrio, che il piede stia qui, perché il punto di equilibrio è qua. Quando un cavallo sgroppa, no? Io a lei ho detto di alzare la testa, perché se voi gli alzate la testa automaticamente abbassa il posteriore e non può sgroppare. Noi dobbiamo essere sì gentili a cavallo, ma i cavalli devono rispettare la nostra mano. Questo non è uno sport in cui si lavora con la forza, si lavora con la tecnica, per quello che uomini e donne possono fare le stesse cose e fanno le gare assieme, perché è uno sport tecnico. Redina alla mano, trotto, galoppo destro e circolo. Questo esercizio serve per insegnare i cavalli a galoppare sulle loro gambe e a voi a essere un po' più decontratti.